sa di giovedì 8 settembre. Pagani, il cane del vicino aggredisce la figlia, lui tenta di accoltellare il padrone. L'uomo si è lanciato contro il vicino di casa e proprietario del cane, ha cercato più volte di colpirlo ma ha ferito accidentalmente la moglie dell'aggredito, che si era frapposta insieme ad un altro familiare per bloccare l'aggressore. Sicurezza a Salerno, la Ferrazzano contro Di Luca, solo slogan e menzogne. Il sindaco Di Luca ha infarcito di menzogne i salernitani ingannandoli. Salerno non è una città sicura ed i numeri lo dimostrano. 10 rapine nel solo mese di agosto e 4, di cui una al portavalori, dal 1 settembre ad oggi. Così il vicepresidente della provincia di Salerno, Anna Ferrazzano. Villa al posto del deposito agricolo, sequestro e denunce a Pellezzano. L'immobile, articolato su 3 livelli per un complesso di 750 metri quadrati, era stato realizzato in un luogo adibito ad attrezzi agricoli. Nocera Inferiore, sequestrati 600 articoli per la scuola contraffatti. Sulle confezioni erano arrecati marchi, loghi e personaggi dei cartoni animati, tutti rigorosamente contraffatti. Denunciata la titolare, una cittadina cinese di 30 anni, ed il marito. A Susanna Camusso il premio Vetri sul Mare. La seconda edizione del premio è dedicata al lavoro e quindi al primo articolo della Costituzione italiana, che proclama il lavoro come valore su cui si fonda la nostra Repubblica, la nostra democrazia. Venerdì derattizzazione a Nocera. Domani, nelle prime ore del giorno, sarà effettuato un intervento di derattizzazione successivo a quelle di disinfestazione avvenuti durante tutto l'arco dei mesi estivi. Nona edizione del Si San Salerno, lunedì la presentazione al Circolo Canottieri. Nel corso della conferenza stampa, che si terrà alle 10.30, saranno illustrati i temi della manifestazione e presentato il programma degli spettacoli previsti per il 16 e il 17 settembre. Sinistra Ecologia e Libertà, domani a Pagani incontro con Fava. Domani alle 19 presso l'aula consiliare paganese ci sarà un incontro pubblico sul tema legalità e potere. Interverranno anche Ragusta e Scotto. C'è il Napoli in Champions, la paganese anticipa alle 15. La società azzurrostellata ha deciso di evitare il posticipo della terza giornata di campionato, in programma mercoledì alle 20.30, vista la contemporaneità delle gare di Champions League. Salerno Calcio, 850 biglietti per la trasferta di Marino. Per questioni di ordine e sicurezza pubblica, chiunque volesse senza biglietto ugualmente partire per la trasferta in terra romana, correrebbe il rischio di non poter accedere all'impianto. Giovanni Amato sul palco del More in Summer. Sulla scena del lungomare Tafuri a Salerno, venerdì a partire dalle 22.30, ci sarà il jazz più raffinato con una band d'eccezione, capitanata dal grande trombettista Giovanni Amato. Per approfondimenti ed altre notizie, consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.